Bentornati a tutti carissimi amici di Aero sulla Rossa in questo nuovo video dove andremo a parlare del Gran Premio d'Austria e dove andremo ad analizzare le prospettive di Ferrari nel corso del resto del 2024. Ma prima di tutto vi volevamo invitare a mettere un mi piace al video, ad iscrivervi al nostro canale e a seguirci su tutti i nostri social. Adesso diventa la 9, adesso diventa la 9, il predestinato vince il Gran Premio d'Italia. Ferrari in Austria ha confermato le difficoltà già mostrate a Barcellona, infatti il pacchetto di aggiornamenti portato proprio in terra spagnola ha innescato il problema del porpoising dovuto ad un eccessivo carico aerodinamico che la vettura non ha supportato e che ha limitato la prestazione anche in Austria questo weekend. Ancora una volta Ferrari si è giocata con Mercedes il ruolo di terza forza, con le prime due della classe, ovvero Red Bull e McLaren, che sono apparse ancora una volta lontane ed inarrivabili, soprattutto in condizioni di gara normali. Leclerc e Sainz hanno iniziato ad accusare problemi già dal venerdì, ovvero dalla prima giornata di prove. Dobbiamo anche specificare che quest'ultimo era un weekend sprint in cui si correva una sessione di prove libere la mattina, mentre nel pomeriggio si passava già alle qualifiche valide per la sprint. Già in mattinata i due piloti hanno accusato problemi legati al porpoising, ovvero eccessivo saltellamento della vettura, che ovviamente ha compromesso la scelta del setup ed ha messo in difficoltà sia piloti che tecnici. Dunque, sia le qualifiche sprint che la gara sprint sono state utilizzate per comprendere a fondo la vettura e per metterla a punto. Infatti, sia nelle qualifiche valide per la gara che appunto nella gara si sono avute meno problematiche, anche se la prestazione pura non c'era. Carlos ha concluso le qualifiche per la gara domenicale in quarta posizione, mentre Charles in sesta, complice anche un suo errore nell'ultimo tentativo, che successivamente ne ha compromesso anche la gara, visto che una volta partiti in curva 1 si è ritrovato ad imbuto tra Perez e Piastri, con quest'ultimo che ha toccato la sua ala anteriore, che è andata distrutta, e per questo motivo Charles è stato costretto a rientrare in box e a quel punto la sua gara è terminata. Carlos invece si è ritrovato per tutta la gara in quarta posizione, in lotta con le due Mercedes di Russell terzo ed Hamilton quarto, ed alla fine ha concluso in terza posizione, visto il cataclisma che è avvenuto tra Verstappen e Norris, con un incidente tra i due che ha provocato il ritiro di Norris e la retrocessione in quinta posizione di Verstappen. Alla fine Sainz ha concluso in terza posizione, poiché è stato anche superato da Piastri in rimonta, che alla fine si è classificato secondo proprio dietro il vincitore Russell. Ma il dato che preoccupa di più è il passo indietro fatto da Ferrari in questo ultimo mese, visto che fino a poco fa eravamo in lotta sia con Red Bull che con McLaren, che invece in questo momento sembrano addirittura inarrivabili. Sainz a metà gara ed in condizioni di gara totalmente normali si trovava a circa 15 secondi dalla testa da Verstappen, e questo è un ritardo, un distacco clamoroso, soprattutto considerando che a Imola Leclerc concluse la gara in terza posizione a 7 secondi dalla testa. Dunque, questo conferma il passo indietro, soprattutto anche visto il fatto che il Monegasco vinse anche a casa sua a Monaco, a dimostrazione che la vettura fino a quel momento era competitiva nonostante la tipicità del tracciato. Come già detto ad inizio video, sembra piuttosto chiaro che gli sviluppi di Barcellona non abbiano portato i frutti sperati, e dunque in questo momento, secondo noi, ci troviamo in un bivio molto importante per il proseguimento del 2024. Vasseur, nel corso delle interviste post-gara, ha già affermato che a Silverstone si continuerà a lavorare sugli aggiornamenti portati a Barcellona e dunque non si farà un passo indietro. La prima opzione è che queste problematiche possano essere risolvibili in breve termine e che possano permetterci di ritrovare prestazione per ritornare a lottare con McLaren e Red Bull. Se invece per risolvere questi problemi c'è bisogno di tempo, le cose potrebbero complicarsi e non poco in questo 2024, che potrebbe proseguire nell'anonimato e potrebbe essere dunque inevitabilmente compromesso. Esponiamo anche un'ulteriore opzione che potrebbe essere valida, ovvero
Ferrari riesce a risolvere i problemi incontrati fino a questo momento, ma allo stesso tempo non vi è più la prestazione che potrebbe permetterci di tornare ai piani alti e lottare sia con McLaren che con Red Bull, e questa è una cosa assolutamente non da escludere. In tutti i casi è necessaria una grande velocità di reazione, soprattutto per il fatto che gli altri team non stanno a guardare, ma anzi continuano a sviluppare senza sosta. E nonostante tutto, le tempistiche non aiutano, visto che si torna a correre per la terza settimana consecutiva. Infatti, nel fine settimana si correrà nell'iconica pista di Silverstone nel Regno Unito, e se Ferrari non riuscisse a risolvere almeno in parte i problemi accusati, potrebbe essere veramente un problema, perché conosciamo il tracciato inglese, dove vi sono molte sezioni con curve lunghe e veloci che innescano proprio il fenomeno del porpoising, il secondo settore soprattutto, la sezione di Maggots e Beckett, e dunque il conto potrebbe essere salato se continuerà appunto ad esserci il fenomeno del saltellamento in curva. Detto questo, noi non possiamo che sperare al meglio, non possiamo fare altro che sperare, anzi, perché non abbiamo le capacità per fare altro. Speriamo veramente che questo video vi sia piaciuto. Diteci la vostra nei commenti, cosa ne pensate di questa situazione in Ferrari e soprattutto se riusciranno a risolvere queste problematiche. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video, di iscrivervi al canale e seguirci su tutti i nostri social, e noi vi lasciamo come sempre con un Forza Ferrari. Ciao a tutti!